Così è come era il sentiero prima, tutto pieno di foglie, quasi non si vede la traccia se non un po' le pendenze. E così è come sta diventando adesso, dopo che ci siamo passati con i rastrelli. Lasciamo le impronte. Sicuramente col rastrello viene bene, come potete vedere, però secondo me con un soffiatore avrei proprio bisogno di un soffiatore qua. Le foglie sono tantissime, per fortuna sembra che siano cadute quasi tutte dagli alberi, quindi non dovrebbero più cadere. Questa è già la seconda tranche di rastrellamento che facciamo, però dai, il risultato penso si veda bene. Niente, qui volevamo togliere un piccolo ceppo che dava fastidio e ci siamo imbattuti in un non so che cosa, un tronco gigante di un albero millenario rotto, ma sotto è enorme e stiamo picconando da un bel po' e non si vede la fine per adesso. Porca troia, non c'è davvero la fine. È enorme. Si muove però. Abbiamo del movimento, attenzione. È venuto giù il monte, proprio mentre vedevamo la fine, è crollato un po' di monte. Guarda che è ancora lunga qua e sta venendo buio. Minchia, veramente. O rompiamo il secondo piccone o ce la facciamo, perché già uno l'abbiamo rotto. Ci serve attrezzatura, ragazzi, più attrezzatura. Soffiatore, abbiamo detto. Rastrelli, picconi. Forza, forza. Oh, attenzione. La vittoria, lo vedo. Ah.